Buongiorno e bentornati anche oggi con questo nuovo video. Oggi mi sono svegliato proprio bene. Adesso mi alzo, ho aperto la finestra e vado in bagno a lavarmi e dopo soprattutto a sbarbarmi e a fare colazione. Oggi farò un video dove vi farò vedere una mia collezione che non avete mai visto. Va in base ai miei outfit, che ho visto che l'ultimo video sul mio outfit è andato abbastanza bene, oltre 270 visualizzazioni, e andiamo a fare colazione. Bene, colazione fatta, adesso mi sbarbo, mi cambio e iniziamo. Barba fatta, adesso mi cambio e voilà, eccomi cambiato e adesso iniziamo con il video. Ma prima di iniziare con il video vi chiedo di iscrivervi al canale qui sotto, di attivare la campanellina per ricevere le notifiche, di mettere un bel like a questo video e ora buona visione. Rieccoci qua dopo che è passato qualche giorno dall'ultima clip. Oggi parliamo di scarpe della mia collezione, ne ho di diversi tipi, modelli e colori. Questo video verrà diviso in due video, in due parti. La prima parte, il primo video delle scarpe che ho qui al momento, e il secondo video verrà registrato quando ritornerò a casa di mia mamma. Ne vedremo di diversi tipi, come vi ho detto prima. Come tanti di voi sanno, a me piacciono molto e mi andava così di farvele vedere. Magari alcuni non piacciono, alcuni piacciono, dipende dai gusti. A me personalmente piacciono e prima di farvele vedere seguitemi anche sui miei social, Instagram e Facebook, che vi lascio qui in alto, e iniziamo con il video. Allora, iniziamo con loro, le mie Adidas Superstar, che ho usato diciamo per tanti anni, le ho usate quest'estate per andare al lavoro. È un modello del 2016, l'ho prese 4 anni fa, infatti sono abbastanza usurate dopo tutta la stagione che le ho usate. Le avevo prese colorate, sono state le mie prime Adidas che ho comprato e mi sono sempre trovato bene, dato la sua comodità. E niente, dovrei, prima o poi le dovrei usare o le userò per fare qualche lavoretto così. Dopo passiamo a queste fila Disruptor 2, secondo modello. Le ho prese marroni con i portalacci in ferro, sono molto comode, le adoro, infatti ne ho alquante paia. Per chi mi conosce sa che a me piacciono un sacco e hanno la suola un po' rialzata ma molto comoda. Vanno bene per la primavera o l'autunno, sono in pelle e dentro in tessuto e le ho usate anche queste abbastanza, mai quanto le Adidas, però le ho sempre usate. Dopo passiamo alle altre fila Disruptor, sempre di seconda generazione. Sono bianche, con questo vellutatino grigio o bianco panna, con questo un altro vellutatino nero, sempre molto comode. Queste sono perfette anche per l'estate, magari non quando fa 40 gradi, però quando ci sono quelle temperature nostre primaverili e autunnali, secondo me sono veramente ottime. Sono niente, sono uguali alle altre, quelle marroni, e ve le consiglio perché sono veramente veramente comode. Dopo passiamo a queste fila Ray, che vi ho fatto anche un unboxing a marzo-aprile. Le ho prese infatti sotto quarantena, diciamo. Queste sono veramente comode, leggere, perfette per l'estate e per quelle giornate che sono veramente calde. Hanno questo colore abbastanza estivo, scritto a fila, in pelle, ma veramente, veramente poco imbottite e perfette per la stagione estiva, diciamo. Infatti le metto abbastanza spesso, quando esco, eccetera, per queste giornate che ho fatto caldo. Dopo passiamo a queste Adidas Superstar, che vi ho fatto vedere un unboxing qualche mese fa, un paio di mesi fa. Hanno la suola leggermente rialzata, appunto perché sono nuove, e per un maggiore comfort hanno queste strisce e questo logo in nero lucido. Sono veramente belle e le ho indossate anche oggi, li trovo veramente bene. Sono un po' più alte confronto a queste qui, però non di tanto, se vediamo saranno 5 mm in più. Per avere più comfort e per chi magari sta in piede tante ore, queste sono ottime. Infatti per la sua comodità le ho prese anche argento, sempre di colore lucido, e queste, devo essere sincero, devo ancora metterle, ma prima o poi le metterò. Sono uguali a queste qua, cambia solo il colore, ma per il resto sono un'ottima scarpa con veramente un ottimo comfort. E niente, queste sono le mie scarpe che ho per l'estate, primavera, un po' per l'autunno, per quando finirò di lavorare. Farò qualche outfit con qualche scarpa di queste, così giusto per farvi vedere. E niente, se questo video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale che lo trovate qua sotto, lasciate un commentino per dirmi la vostra, e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao ciao!